Peccato che non abbiamo finito nel migliore dei modi, anche se volevamo, ma penso che proprio quello di lavorare duramente anche durante l'ultima settimana con la voglia di fare ci ha un attimino fatto perdere la lucidità. Noi tutti quanti eravamo sorpresi come mai i giocatori non hanno mollato mentre noi caricavamo ancora, ma evidentemente soprattutto contro un avversario abbastanza alleggerito stasera, perché i loro numeri 4 giocavano da 5, ci ha preso con più brillantezza, più freschezza. Ma come ho detto ai giocatori nello spogliatoio, vi ringrazio per il lavoro svolto in questi 5 mesi e complimenti per alta professionalità che hanno espresso nel lavoro quotidiano e nelle partite giocate. Domande? Al microfono, grazie. Zare, hai scelto di giocare con quintetti molto piccoli e fino alla fine, perché poi che cosa dire magari anche al pubblico che ti ha riservato una standing ovation che raramente abbiamo sentito per un allenatore a Pesaro, te lo dico sinceramente. Nella prima domanda penso che 20 minuti che giocavamo con quintetti logici contro loro atipicità non ci ha dato risultati. Eravamo molto più ingombranti in difesa, molto più lenti nella reazione, visto che loro 4, come ho detto, giocava spesso da 5, anzi tutta la partita. Poi dovevamo certamente scegliere e non mollare nelle scelte, e abbiamo scelto di abbassare anche noi ulteriormente il quintetto, un po' per i falli, un po' per mancanza del fisico, perché abbiamo giocato anche con Cavaliero da 3 certe volte, avete visto che era portato spalle al canestro spesso dagli avversari, abbiamo avuto le difficoltà. La seconda domanda, penso che è giusto dire che, anzi la seconda constatazione da parte sua, è giusto dire che mi riempie di orgoglio, perché se avevo coraggio, essendo ultimi in classifica al primo di dicembre, con 2 punti meno degli avversari, se avevo coraggio di dire che mi riempie di orgoglio essere sulla panchina che fu di tanti gloriosi predecessori di questa maglia gloriosa, certamente con quei 8 vittorie su prossime 16 partite da quando abbiamo vinto appunto ad Avellino, cioè con un andamento del playoff, il pubblico ha visto la crescita della squadra e appunto, come ha detto lei, questo pubblico non si inganna e non posso che essere orgoglioso di abbracciare tutti quanti, sottolineando che tutta la società ha lavorato alla perfezione. Veramente non potrei distinguere nessuno di avermi seguito in questa avventura di questi 5 mesi che sembravano disperati, ma poi grazie al lavoro di tutti siamo usciti a testa alta di questo campionato. Allora Zara, ti faccio 2 domande anch'io. La prima riguarda la partita.
Cioè, a tuo parere, loro sono entrati anche un po' i nostri con la pressione psicologica di dover salutare il proprio pubblico? No, fammi capire. No. Approccio della partita magari è stato sbagliato, l'abbiamo preso troppo sul serio. Abbiamo lavorato martedì, lavoro atletico a sfinimento, mercoledì sempre lavoro atletico di mattina, non abbiamo mai mollato, lavorare due volte al giorno fino al giovedì mattina, magari più serietà da parte nostra proprio per voler chiudere bene questa partita. Ulteriormente il loro quintetto leggero, perché mancavano sia Ivanov che Johnson, che sono loro peso sotto canestro, hanno alleggerito e accoppiamenti erano tutti in loro favore, visto che hanno giocato spesso loro con quattro piccoli, se non cinque, che come ho detto abbiamo cercato di aggiustare, di accoppiarsi anche noi nella seconda parte della partita. Il fatto che mancassero loro dei lunghi un po' ci ha diciamo... Sì, in teoria... Messo in difficoltà. In teoria ci ha allontanato dal canestro e come avete visto nel primo tempo c'erano tanti tiri da tre anche dai loro lunghi che non potevano spostare fisicamente i nostri Crosariol piuttosto che Brian sul perimetro, e la mancanza di quella reattività che abbiamo avuto, grazie, dovuta certamente ad un carico del lavoro, perché questa squadra è andata soltanto con lavoro avanti, magari dovevamo rallentare un attimino prima anche noi, essere più brillanti per quest'arte. Un'occhiata al futuro è possibile darla nel caso tuo? No, hai già preso qualche accordo con la società? No, penso che società ha cose più importanti da pensare in questo momento. Io certamente vorrei la continuità di questo, perciò io ci sono se ci sarà bisogno, perché non è giusto neanche buttare via questo lavoro, questo avvicinamento che abbiamo fatto, questo investimento pure sui giovani, perché penso che nel futuro, oltre Traini che era già vicino alla prima squadra e sempre più sul campo, adesso c'è anche Amici, ci sono ragazzi che questo vivaio ha prodotto e vanno curati, perciò società prima deve vedere come impostare il lavoro e poi tutto sarà più facile. Diciamo che in questo momento, di quello che vedo io, veramente società è davanti alle scelte da fare, speriamo che ci sarà in grado di fare delle scelte. C'è altro per il coach? Ok? Bene. Grazie anche a voi, grazie mille.